Allora, non sto credendo nemmeno io a quello che sto facendo, non sto credendo nemmeno io al fatto che sto registrando un video in maniera professional, fra molte virgolette, anche perché tanto professional non è, perché c'ho la macchinetta, ragazzi, su due scatole e un libro, cioè proprio professional non è, ma meno male che voi non lo vedete, questo è l'importante. Però a parte gli scherzi, ragazzi, adesso probabilmente sentirete un po' di eco, ma ci siete abituati, perché tanto anche l'altro studio era caratterizzato da una certa eco. Qua più che altro non è dovuto al soffitto, perché il soffitto in questa camera è abbastanza basso, però la camera è grande ed è per lo più vuota, per cui si crea questa fastidiosa eco. Però insomma, ragazzi, poi magari registrando gameplay con l'altro microfono magari si sentirà un pochettino meglio. Penso che l'importante sia comunque sentire quello che sto dicendo, e quindi io volevo aggiornarvi sulla situazione soltanto una volta che ci saremmo sistemati come si deve, e quindi ve lo dico in maniera ufficiale, ragazzi, sì, ci siamo riusciti, alla fine abbiamo trovato casa. Ovviamente prima che chiunque me lo chieda, sì, faremo un vlog in cui mostreremo la casa, però a tempo debito, ragazzi, nel senso quando avremo sistemato per bene tutto, perché immaginerete che siamo ancora un pochettino incasinati nel caos totale, diciamo. Per cui comunque sì, vi confermo che faremo un vlog in cui faremo vedere la casa, questo è poco ma sicuro. E quindi la notizia, diciamo che la notizia principale da darvi era questa, che abbiamo trovato casa, ci siamo sistemati, ovviamente siamo in affitto, abbiamo firmato il contratto di affitto, e per cui stiamo ufficialmente qua da ormai quasi una settimana, che stiamo finalmente ridormendo insieme, che abbiamo ripreso a ricondividere, diciamo, il nostro ambiente casalingo e familiare. Io vi chiedo scusa se prima di oggi non vi ho detto niente sui social, ma era veramente, ragazzi, una situazione totalmente, cioè, fuori di testa, quindi non ci stavamo manco tanto coi pensieri, vi dirò la verità, perché sono successe tante cose nel giro di poco tempo, e quindi immaginerete che uno magari con la testa non ci sta neanche tanto. Quindi mi sono detta, voglio un attimino che si calmino le acque per poterli avvisare, in maniera ufficiale, poi tra l'altro magari con un bel video su YouTube. E quindi infatti così è stato, e poi appunto volevo aspettare, ragazzi, di avere ufficialmente internet in casa, perché quei vlog che ho caricato nelle settimane scorse li ho caricati attraverso la connessione del telefono, perché per fortuna c'ho tipo 60 giga a disposizione, quindi non era tanto il problema dei giga, ragazzi, ma la velocità, per cui immaginerete che caricare video col telefono è di una lentezza allucinante. Per cui volevo attendere di avere ufficialmente internet in casa, mi è venuto questa mattina il tecnico, per fortuna abbiamo la fibra, che ovviamente non è la fibra più veloce del mondo, però è più o meno, forse qualcosina in più rispetto a quello che avevamo lì in Spagna, per cui va benissimo così. Per me l'importante era che potessi caricare i video abbastanza velocemente, quindi non è che pretendo di caricarli in 2 minuti, visto che comunque i video che di solito carico pesano un sacco, però la velocità è comunque buona, per fortuna, per cui non mi devo svenare per caricare i video. Quindi che dirvi, ragazzi, che è stata un'avventura, è stata veramente un'avventura. Io penso che piccola parentesi che vi dico già da adesso, ragazzi, vi avviso che può darsi che durante le registrazioni dei miei video futuri potrebbero ogni tanto sentirsi i cani dei vicini di sotto, che hanno un giardino nel retro e quindi hanno i cani fuori la maggior parte del tempo, per cui se doveste sentire ogni tanto qualche cane che abbaia, ragazzi, ci dobbiamo fare il segno della croce e accettare la cosa così com'è. Però vi dirò che preferisco l'abbaiare dei cani piuttosto che il rumore dei lavori, dei muratori, che hanno praticamente caratterizzato tutti gli ultimi video che ho registrato quando stavo in Spagna, per cui preferisco l'abbaiare dei cani ogni tanto. Chiusa parentesi, stavo dicendo che molto probabilmente, quasi sicuramente, farò un video dedicato a spiegarvi solo ed unicamente tutte le cose che sono successe, ragazzi, da quando siamo tornati. Magari vi parlerò anche un po' del viaggio, vi caricherò qualche foto, qualche videino che abbiamo
fatto sul battello, cioè voglio fare un video fatto bene riguardo tutta questa grande questione, anche perché poi da quando siamo tornati, ragazzi, sono successe di cose e ve le voglio raccontare per bene, non di fretta adesso, perché tra l'altro mi si sta scaricando la macchinetta proprio perfetto. E questo video quindi lo volevo fare soltanto per dirvi, ragazzi, che ce l'abbiamo fatta finalmente. Ho internet, ho già sistemato il computer, posso ritornare a fare video. Ovviamente non credo, ragazzi, in questi giorni, proprio nell'immediato. Probabilmente ricominceremo in maniera ufficiale i gameplay, ovviamente vi dico, la settimana prossima, perché tra l'altro io mi devo giocare assolutamente l'ultimo episodio di The Walking Dead, di cui non ho visto manco il trailer, tra l'altro, per non spoilerarmi niente. E a breve penso che uscirà anche l'altro episodio di Life is Strange. Insomma, cominceremo, penso, in maniera ufficiale lunedì prossimo. In ogni caso, comunque, io vi vado aggiornando sui social, adesso sì, ragazzi, per cui se non mi seguite trovate tutti i social qua sotto in descrizione, trovate anche il link in descrizione, ragazzi, per farmi delle donazioni se doveste volere. E in più, adesso, ragazzi, che siamo ufficialmente in Italia, posso confermarvi che potete spedirmi letterine, bigliettini, tutto quello che volete, insomma pacchi, quello che vi pare, in maniera ufficiale. Ragazzi, insomma, le istruzioni le trovate comunque sotto in descrizione, per cui d'ora in avanti non ci saranno limiti da questo punto di vista. L'unica cosa di cui vi prego, ragazzi, se doveste spedirmi qualcosa, di avvisarmi in qualche modo, perché è in fermo posta, per cui viene consegnato all'ufficio postale che ho scelto, e ovviamente nessuno mi avvisa se mi arriva qualcosa, capite? Dovrei andare apposta a vedere se arriva qualcosa, per cui se voi mi avvisate in anticipo, guarda che ti ho inviato sta cosa, dovrebbe arrivare in tot tempo, io poi ovviamente quando sarà il momento andrò direttamente all'ufficio postale senza fare, capite, viaggi a vuoto, ovviamente, perché non è vicino a dove viviamo. Per cui penso di avervi detto tutto, ragazzi. Io sono tipo a settimo cielo, adesso non mi sto neanche tanto rendendo conto di quello che sta succedendo, nel senso che non mi sto rendendo conto che posso finalmente riprendere la mia attività qua su YouTube, e se ci penso mi viene da piangere, ragazzi. Sono veramente contentissima. Io volevo ringraziare tutti voi, proprio con estrema sincerità, ragazzi, e col cuore in mano, perché questo però potrebbe essere un problema, ragazzi, io spero che non vi dia fastidio. Stavo dicendo, volevo ringraziare veramente tutti voi, ognuno di voi, ragazzi, perché siete stati di una gentilezza unica, nel senso che diversi di voi mi hanno scritto comunque in questo periodo anche sui social, chiedendomi come andava, come non andava, dicendomi vi auguro tutto il meglio. Siete stati veramente meravigliosi, ragazzi, soprattutto per l'attesa e la pazienza che avete dimostrato nell'attesa, soprattutto, per cui chiunque adesso in avanti dovesse riprendere, insomma, a seguirmi, a sostenermi come faceva prima, davvero, ragazzi, grazie di cuore e nell'anima, perché siete veramente speciali. Io adesso vi saluto prima che si spenga la macchinetta, ci vediamo, ci aggiorniamo sui social nei prossimi giorni, e in caso comunque vi avviso, ragazzi, di regola dovrei riprendere lunedì ufficialmente con i gameplay, per cui io vi mando un bacione, un abbraccione giganteschi, ragazzi, vi voglio un mondo di bene, e non mi ricordo manco come salutavo alla fine, oddio, e un dosh a tutti, ragazzi, da giocherina, ciao!